Si parla anche di lavoro, i cittadini vogliono risposte anche sul lavoro. Il Movimento 5 Stelle pensa di creare un fondo di rischio per le start-up innovative, da soldi poi da prendere nelle casse dei professionisti. Lei che cosa ne pensa? Vorrei capire prima come si fa e quali sono i ritorni naturalmente per i professionisti. Di per sé il supporto alle start-up non lo trovo un'idea sbagliata. Il problema è evitare in qualche modo che se ne possa abusare, si possa utilizzare in qualche modo quelle risorse, evitando un margine di rischio che chi comunque decide di aprire un'attività mette in conto di avere. Non c'è il rischio che poi queste casse falliscano, che poi sono le pensioni? Non so, ora mi sta facendo delle domande, non si sa di quant'è il fondo, non si sa. Un fondo di 3 miliardi. Se fossero così imponenti le risorse, credo che sarebbe un rischio serio, però dubito che le casse, avendole in qualche modo frequentate dal Ministro della Giustizia, aprano i cordoni così senza colpo ferire. E invece il PD ha un'alternativa? Pensa alle start-up, ci ha pensato? Il PD sta mettendo in campo un'agenda alternativa a quella del governo, che affronta, e tra l'altro anche negli anni nostri di governo con Industria 4.0 si sono introdotte delle misure che andavano in questa direzione. Se sono un'implementazione delle cose positive che sono state fatte, io credo che vadano salutati positivamente. Se sono l'introduzione di meccanismi attraverso i quali costruire un po' di consenso a spese dei professionisti, credo che vadano guardate con una certa diffidenza e contrarietà.